per tutto il lavoro che fate per i nostri ragazzi. Grazie. Questa commedia ha per titolo Quando c'è a salute. È una commedia in due atti, una commedia brillante che parla sulla piaga dei falsi invalidi, oggi in Italia di grande attualità e forte richiamo giornalistico. I ragazzi sono quasi pronti, andiamo ad iniziare. Prima però voglio elencare solo i personaggi di questa commedia. Sono Ferdinando il padre, Raffaelina la madre, Lucilla la figlia, Vincenzino il figlio, Gennaro il fidanzato della figlia, il salumiere Don Gennaro e poi abbiamo la dottoressa dell'INPS, la dottoressa Coppola. Buona visione, ci vediamo. Però dopo fate vedere che te le chiedono in palco, dopo si giro qua. Sì, è chiuso, dovrebbe essere quando vai alla supermercata. Che nottata, che nottata. Ferdinand, e come ti senti stamattina? Ecco proprio che mi sento la frena meglio. Degna una diarrea che mi sta accedendo. Cavè, sotto lo stomaco, vai. Mamma mia, mamma mia. Sempre questa diarrea, tu. Sempre questa diarrea. Speriamo che non sia niente di grave, No, ne camo te passa, mo te passa, su e giù. Che male hanno fatto, mi ha fatto passare sempre su un che disgrazia. Dimmi una cosa, ma signora Cocozza, che l'ha facciato? Quando va? Sì, ne, è sempre giane, ne spia. La femmina è sempre affacciata a sapere, sempre a guardare la casa di gente per bene, capito? Poveretto. Ma voi cosa sapete che chi ti sta sempre affacciata? Perché la mente sempre sta finendo aperta? Perché? Perché? Perché nell'aria, specialmente in questo periodo, senti cangiare e pune. Se io non tengo la finestra aperta, la signora Cocozza, sento spettisce ancora di più. Ed è peggio, senta a me. Senta a me, senta a te. A questo signore lì ci avete cacciato cognome, capito? A me ti si chiama signora Cocozza, che sta signora, la signora Cacacazza. Mamma mia, state zitto, state che brigogna, che grande sente, state zitto. Ferdinand, io te lo dico, quando vieni Gennarino trattalo buono, Ma cominciamo con il Gennarino, io come lo tratto, quando? Come lo tratto? Come una pezza in terra, poveriero, tu non puoi vedere, non puoi vedere niente, su quando? Ma ti ci vende quello dono, non posso vedere, sono già meglio. Che è l'ignorante, non ignorante, che ho una parola all'ata, una sacco già, hai capito? E per questo, è senza una lira in tasca. Perché se tu non puoi vedere? Perché io tengo una lira in tasca ed è proprio un poco istruita, capito? Sì. È poco istruita, è ignorante, è un tenere una lira in tasca. Hai capito? Deve. Addio, che io la faccio frequentare, capito? Accompagnare Gennarino. A mia figlia, che è la piccerella. Piccerella te ne 30 anni. Ferdinand. Che significa? Significa che te ne 30 anni, allora basta che uno te ne 30 anni per il primo spelenca che arriva in danzare e vogliamoci a dare, hai capito? A me non mi piace, non mi piace e basta, e io sono tuo padre. E io sono tua madre.
Chi sono Grazia? Chi si chiama? Me. Copriatica si chiama. Sei scettata, famiglia mia. Bella di mamma. Buongiorno. Papà, buongiorno. Luce, buongiorno. Buongiorno papà. Com'è? Hai dormito bene, Luce? Veramente benissimo. Mi hai fatto un bello sonno, ma. Veramente? Un bello sonno. Allora, aspettatelo un po', aspetta. Piglia carta e penna, piglia carta e penna. Abbigliato? Aspetta, l'hai pigliato. Mo stava dando a papà. Aspetta che non c'è bene. Ma che ne hai pigliata la carta e penna? Allora, racconta lo suono. Oh, ma è proprio bello suo suono. Bella come a me, Dici. Sei preparata, bella? Infatti, non ancora peggiamo, ma tu già sei preparata. Ma si può avere su pantalone di impiegate? Allora, a me sono nato che entrava in una chiesa piena di fiori. Piena di fiori. 32, scrive, 32. 32. Sì. Ha scritto. È scritto. Continua. C'era un profumo. Ancora si è dentro un naso, intenso, ma proprio intenso di violette. Intenso, fiorelle, fiorette, intenso. 17, scrivi, 17. 17. Ma perché sta scrivendo solo? Papà, ma c'erano coro i 200 bambini. Ehi, che esagerazione! Che angelo Elisabetta! Va benissimo. Un coro, 18. 17 e 18, va bene. Io hai scritto! Però... Ma vedi la parte più bella? Sì, finisce. C'era io. Avevo un novello, lungo, ma proprio lunghissimo. E camminavo verso il mio amore, verso il mio principe azzurro. Papà, ma finalmente mi sposavo. Bella le mamme. Ma scusate, ma un principe azzurro, chi è? Chi è, papà? Gennarino, chi è? Era pure. Gennarino. Mamma mia! Ha scritto tu! Allora che fa? Stracciatutto! Perché? Stracciatutto perché quando si parla del gennaio, capite? Non ci vince niente, solo fame! Fame, solo fame! Qui basta! A porta! Chi è mo? Vedi chi è? Don Ferdinando, sono Don Pasquale il salumiere! Don Pasquale, sì! Buongiorno, Don Ferdinando. Mi posso assentare? Don Ferdinando, voi mi dovete scusare se vengo a disturbare in casa vostra. Però io con quel guaglione, con Gennarino, con vostro figlio, non ce la faccio il chiodo. Vieni con noi, se ne va con noi. E dice che tiene cose molto importanti da fare, io non ce la faccio più. Ma come fai? Ho pigliato l'altro quezzo un po', canta da mattina alla sera, non ho fatto la caputtana. Ma Don Pasqua, scusate, ma come fai? Gennarino, come fai? Mio genero! Scusa! Ma quello lo chiamo sempre papà. Ma che combinato? Comunque, è venuto alle 10, si è aiuto a Londres. Io la cosa che avevo l'appuntamento promesso qui a Londra. La prenotazione già, ma capè? E a parte i soldi, ecco se te lo preso tu solo so. No. Come hai fatto? Perché sono preso? Per la prenotazione. E per la prenotazione. Non per squadra. Ma che le fa se ti ho detto un negozio per una mezz'ora? Qui ce ne chiudo un negozio per una mezz'ora. Lo sapete a me a quanto roba venne io da mezzo? 3 kg di mortadella, 5 kg di provolone e pompa alla mia uova. L'azienda te l'avrà aperto, non si può chiudere. Don Pasqua, ma avete scusato, ma io una cosa ve l'hai detto.
Gennarina, vi ha detto callo, non dice perché sono. Vi ha appuntamento con me. Non va qua, ah, ragazzi, i ragazzi sono innamorati. E quando innamorate che più corre. Era capo dei cipollate. Comunque, perdonate. Figlio, cosa che ti dico? Questa volta non c'è cipollate. Non va qua, io vi ho detto che io non sono il padre. Comunque, se voi volete, io due parole che non voglio dire. E mi faccio troppo piacere. In cazzo, camminerà sul bastone e sul passato della cicata. Ma capito, non va qua. È una bella. Ma fate il lavoro su questo. Oh, buongiorno! Le altre 9, le 11. Ma chi non so? I 9, 10, 11. Vincenzo, sulla teglia, c'è Vincenzo. Stamattina c'è anche Don Bosco di Salmier. Sì. Pasqua, me la portate le gomme? Come no, ecco le gomme qua. Le gomme. Don Bosco, questo maglione. Vabbè, un po' preoccupante. Vedi che quadro. Ce ne sono io. Io lo conosco da quando era bambino. Mamma! È che piccino! Che famiglia! Dopo qua, voi ci avete cacciato i gommi, allora dice che portate quelle che hai trovato prima, va bene? Però sono sempre buono, non è che... No, perché fanno schifo, quando fanno schifo! Ma che vale, che ti dice se cosa prendo quello più bello? Non faccio bene, non ci avete dato un bacetto. Ve l'ha cagato di un bacetto, ma vieni qua, vieni qua, vieni qua, mi fa una picca fame. Ah, e che ti volessi mangiare? Mi volessi mangiare una bella zuppa di soffritto con i biscotti integrali. Prima ancora di mangiare ti vado a colazione. Ti devi andare a lavare e vestire, capito? A lavare e vestire. Resta sempre questo pigiama in cuore, figlio mio. È la buona papà, va. Mi vado a lavare e vestire e lavare e poi mi mangio una bella zuppa su fritto di biscotti. Mi vado a lavare e vestire e lavare e poi faccio colazione con i biscotti integrali. CPG, oh oh, CPG, oh oh. Quanto c'ho ancora? Quanto c'ho?
Papà, un caffè? No, no, a mio caffè no. Non caffè squisitissimo. Proprio, lui ci ha fatto un caffè proprio squisito. Grazie, sì, che fa? Io dopo aver bevuto il suo meraviglioso caffè, si è fatto tardi, almeno dal negozio, che si è fatto tardi. Arrivederci, Tom. Arrivederci. Grazie, arrivederci. A capire? La fai, a capire? Che buono! Chi mi ha chiamato papà? E beh! Hai toccato un figlio, poverino! Come ti ha chiamato papà? Torna un pomeriggio, ma datelo con me! Ehi! Ah, ah, ah. Io sento come addorno un caffè, ma voglio che tu mamma mia! Ai ai! Lo fai! Oggi mamma mia, la fai! Ma dicimi una cosa, ma tutto su sopra, che c'è stato? Scogliere regina, che ci sta? Ma che tu stai a guardia Piemontese, no, scogliere regina? Ma che disagio che c'è su tutto su stomaco? Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, davvero. Mamma mia. Non se ne può più. Ma, mamma mia, guarda. Mamma mia, tu sai che a me si cose storto mi piacciono e poi se chiudiamo la partita lasciamo stare, chiudiamo la partita, forse è la meglio cosa, non c'è, non c'è, papà, sai che mi fa, non c'è, sì. E che mi fa, chiudi che la finestra, chiudi che la finestra. La signora Capozza ha finito se di e deve dire, è finito il film! Signora Capozza, ma facete lunga! Lo guarda sempre pure! Sempre guardando la casa di gente! Ma non deve niente che fa che la femmina! Mamma mia, mamma mia! Ma perché non si la porta, no? Chi è questa porta? Mamma mia, che tu no! Mamma mia, che tu no! Chi è? Sono Gennaro! Papà! È l'innamorato mio! Stavo tranquillo, l'innamorato suo! E dacci due banane che ha detto che le cose sono state, mamma, torni i bambini! Buongiorno a mamma, buongiorno a papà e buongiorno all'uccello, l'amore mio. Buongiorno alla famiglia più allegra, contenta, spensierata, divertente di rota greca. Mi sa che ha sbagliato famiglia. Gianna. Oh papà, signor qua. Oh. Gianna, di Monaco. Ma... ti hai portato una cosa? Che è questa cosa? E lo salame, papà. Lo salame, amore mio, papà. Ma la demanda a me. È delle migliori qualità. Papà, è un piccolo pensiero elementare. Io me la cosa, Gerda. No, sono sempre qua. Gerda, sei sempre qua. Come muoio? Dimmi una cosa. Ma tu mi devi spiegare, ogni volta che tu passi in questa casa, no? Fai un tipo di varietà. Ma ci vuole se sfotte. Io sfottere voi, cioè il padre della mia futura moglie, il padre che pagherà il nostro ricevimento. Ma che state dicendo?
tu ci puoi solo sponta, capito? Ci puoi solo sponta. Tu hai visto che io sono crucificato, e non vuole i panni. Mamma da lei si può una seggia rotella, è pure un po' consolidata. C'è Vincenzino è autista. E non ho capito dove te era. Non l'avete visto? Vuole capire? Ho capito di Vincenzino, papà! Ma Vincenzino te ne lo capire! Ma tu hai comprato una caffè da Vincenzino? Ma che c'entra su capire? Allora, aspetta, tu hai detto questa bocca qua e io l'ho indesa questa ricca. Tu hai detto così. Ca, tu sei cicato e te ne picca i DR. Sì. Mamma! E su base di rotelle è un po'. Ma l'ha detto io, ma? Capito. E Vincenzino fa l'autista! Ma che capite, che si capisce mai niente? L'autista deriva da autismo, capite? E ha quei problemi mentali, capite? Ho capito. La guarda l'autista. Ha dei problemi mentali. No, cioè io vedete che io non è che lo faccio... Io non posso vedere. No, lo faccio come potete vedere, però guardate che io... Io non posso guardare. No. Io non posso vedere, non posso guardare. Quando parli con me, usa altri termini, capito? Se no tu a me come va a cazzare, capito? Tu pensate che io mi sfrutto, ma... Cioè io non è che mi sfrutto, cioè hai detto che se tu padre che mi paga un ricevimento, un padre che... Ma io voglio... Ma perché stai facendo così, mo? Perché stamattina non te ne hai perso neanche da così, voi! Ci sono rimasto il frigorifero! No, ma, cioè, voi fate così perché non mi conoscete, papà! No, io ti capisco pure, Gianna, tu sin da sa casa una settimana e già mi hanno dato l'inizio la mia, immagina se ti sposi, ma quando ti sposi? Quando Don Pasquale nella sala Salumaria la pigliamo. In modo passa. In modo passa. Ricordati che tu c'è un dove lo posto fisso a Lucenda. Ma non scordare, capito? Non la sposa! Potresti giocare! Non c'è la retta, non c'è caro! Non c'è la retta, come d'orba! Non c'è la retta, che il mio marito ancora c'era scorbutico, offende e non ti rende conto! Però in fondo al mondo, è un bravo uomo, è dolce, saporito! Come un babà! È giusto, come un babà! Ah, allora, babà! No, è babbo. Cioè, voi vado a cacciare qualsiasi dubbio da capo, capite? Perché io sono fatto così. Cioè, Lucia, ci vuol dire che sono fatto così? Sì, papà, non ci fa apposta, è proprio così. Non ci fa apposta. Guaglione, non ci fa apposta, è proprio fatto così. Non ci fa apposta, è strunzo veramente. A mia pare che mi stai rubando una picca per fissa. No, so che dai.